Il net present value che cos'è? Il net present value è un'applicazione della teoria del valore, che in italiano chiamiamo VAN, cioè valore attuale netto. La regola del VAN, o in termini anglosassoni NPV, dice questo, di nuovo dai miei appunti. Ovviamente i miei appunti li ho elaborati, cioè ho fatto esattamente quello che diceva prima il dottor Forte. Mi raccomando, vostri appunti, eventuali registrazioni, nulla deve uscire da qui. Ecco, questo è il problema, ok, Luisa? Cioè, noi dobbiamo avere delle metodologie con le quali ci confrontiamo ad armi pari anche col nostro interlocutore banca. Quindi le parti descrittive invece gliele diamo. Quindi questa frase la metterai nelle tue perizie. Un progetto di investimento chiaramente cambiato. Questo progetto di investimento crea valore perché? Quando? Quando la somma della successione dei flussi di cassa attesi, attenzione, virgola, ciascuno considerato come immediatamente disponibile, virgola, e quindi scontato ad un opportuno tasso di sconto, virgola, è superiore a che cosa? All'uscita di cassa sostenuta per realizzare l'investimento stesso. Questo è quello che noi scriviamo nelle nostre perizie. Dato che succede così, allora è da farsi questo investimento. Attenzione che queste cose hanno un'applicazione, questa frase la potresti mettere, Luisa, in un project financing. Per esempio, tu sei, che ne so, revisore di una società partecipata pubblica, devi motivare a un consiglio comunale perché fare un investimento, che so, nella società acqua e gas piuttosto che trasporti. Questa è la logica delle nostre perizie, non in termini generali perché il piano sta in piedi. Ecco, questo bisogna prestare molto attenti. Andiamo avanti. Quindi qual è la formula dell'NPV o valore attuale netto in italiano? Questa ve l'ho detta prima a memoria e come tale va imparata a memoria. Cioè il flusso di cassa al momento zero, che di solito, non di solito, ha per definizione segno negativo, quindi meno flusso di cassa a tempo zero. Attenzione, questa non è altro che una variazione della formula precedente. Potrei dire che questa è la 2, laddove la 1 era quella col W. Nel W c'era sommatoria per T che va da 0 ad N, qui T va da 1 a N, ecco perché bisogna stare attenti ai dettagli di queste formule. Non basta mettere sommatoria, bisogna mettere sommatoria per T che va da 1 ad N. Di che cosa? Dei flussi di cassa T diviso 1 più K elevato T, che è la stessa formula di prima, quindi non la devo più spiegare. In Excel, quando vedremo i modelli, metteremo in Excel, con la formula Excel, queste cose. Chiaro che devo prima avere capito la teoria, se no vedo delle sommatorie, non capisco cosa sto facendo.